Questa mattina il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha convocato una conferenza stampa per discutere la drammatica crisi idrica che affligge la regione e quindi il territorio. I sindaci hanno esortato il presidente dell'Alto Calore, Antonello Lenzi, a rappresentare le loro preoccupazioni alle autorità regionali e a supportare una petizione che ha già raccolto migliaia di firme. Le novità sicuramente ci sono. Una che mi riservavo poi di annunciare oggi ai sindaci è che abbiamo recuperato la nostra potenzialità sugli impianti di Volturara e questo ci consentirà di recuperare 40 litri al secondo che immetteremo sul sistema. Stiamo lavorando con i tavoli tecnici della Regione Campania e della Regione Puglia per recuperare 100 litri al secondo nello scarico Enel della centrale di Cassano. Queste sono tutte iniziative, diciamo, straordinarie che stiamo cercando di attuare nella consapevolezza della straordinarietà del momento per aumentare la portata a beneficio di tutto il sistema e quindi anche del territorio arianese. Quindi diminuiranno le interruzioni? L'obiettivo è questo, tenga presente che le interruzioni, piaccia o no, sono dovute anche alle perdite, quindi io in questo caso devo avere l'onestà intellettuale di dirlo, perdite che chiaramente inficiano in qualche modo la funzionalità delle reti. Rispetto alle perdite, noi abbiamo già messo in campo le manutenzioni dopo un periodo obiettivamente di ritardo dovuto alle note vicende societarie. Quello che oggi mi riservavo di comunicare è che da lunedì potenzieremo le squadre dell'impresa dedicata all'area di Ariano, quindi non avremo solo uno scavatore, ne avremo due. Questo ci consentirà di poter fare più perdite significa ridurre le dispersioni, meno dispersioni significa più efficienza della rete. Poi, al di là, diciamo, degli aspetti tecnici, ci sarà sempre l'attenzione da parte della governance dell'Alto Calore per tutte le situazioni che di volta in volta il sindaco ci rappresenterà. Quindi la mia presenza, come lei ben diceva, ha un antecedente recente nella mia venuta dal sindaco Franza un paio di settimane fa, sono pronto a tornare in qualsiasi altro momento quando si rendesse necessario farlo per tranquillizzare la popolazione e per interloquire con una popolazione che ha un legittimo risentimento. Presidente, c'è una raccolta di firme, i cittadini chiedono ai consigli comunali di intervenire sul governo per un progetto definitivo. L'Alto Calore sarebbe pronto con un progetto per il rifacimento dell'intera rete? Io dicevo prima ai signori che raccolgono le firme che forse l'idea è partita da me, quindi non solo la condivido, ma credo che insomma, l'emergenza è tale che non può non essere attenzionata dai livelli centrali. Chiaramente questo non significa scavalcare le prerogative e le competenze regionali che lei sa in materia di ambiente, in materia di acqua sono primarie, ma allorché si crea una emergenza di queste proporzioni e allorché abbiamo tutti la consapevolezza che questa rete è una rete fatiscente, oggi i tecnici che stanno operando nel comune di Calvi mi hanno mandato le foto dello stato delle condotte. Rispetto alle quali io non posso che inorridire. Allora, una persona di buon senso, non l'amministratore dell'Alto Calore, ma una persona di buon senso non può non auspicare che ci sia un focus, un'attenzione e, se del caso, anche l'attivazione di poteri straordinari.